3.000 ore, 125 giorni, oppure potete dire anche 4 mesi, però io ho giocato a Fortnite per più di 3.000 ore. Solo così per confermarvelo, ragazzi, però guardando qui da Epic Games mi dice subito che io ho giocato da più di 100 giorni qui. E ragazzi, io ho cominciato a giocare da PC su Epic Games solo nella stagione 10 di Fortnite, del capitolo 1. E io ci gioco in realtà anche, o ci ho giocato da PS4 dalla stagione 2. Allora, ok, 100 giorni sarebbero praticamente 2400 ore, però io vi assicuro che nelle altre stagioni che ho giocato prima, sicuramente altre 800 le ho fatte, e anche di più, secondo me. E allora, sì ragazzi, 3000 ore di Fortnite. Se pensiamo che ho iniziato a giocare Fortnite praticamente 3 anni e mezzo fa, cioè sarebbero 40 mesi, io ci ho giocato per 4 mesi, 10% della mia vita. Negli ultimi anni sono stato Fortnite, 10% di tutta la mia vita. Avete idea di cosa sia? Avete idea di quanto il momento Fortnite fa parte della mia vita? Penso che, ragazzi, inoltre alla scuola e dormire, non penso che ci sia nessun'altra cosa che mi prenda più tempo che giocare a Fortnite. Ah, cioè, riuscite a capirlo? È qualcosa veramente pazzesco, che io ve lo dico. Non lo aspettavo nemmeno io quando ho visto che, tipo, sono passato più di 4 mesi a giocare Fortnite. 4 mesi! In un giorno dormo praticamente 8 ore. È come se io giocasse di fila per 4 mesi senza dormire. È qualcosa di inspiegabile, ragazzi. Io non ve lo so dire. L'unica cosa che voglio dire è grazie. Grazie a Fortnite per tutto quello che è. Perché comunque è da 4 anni che c'è questo gioco e io lo gioco ancora. E anche voi, molti di voi so che avete iniziato da molto tempo e lo giocate ancora. Il video di oggi sarà un pochino diverso, voglio poter dirvi tutto quello che sono riuscito a imparare dopo 3000 ore di Fortnite, anche di più secondo me. Bene, iniziando subito con una delle prime cose che ho potuto scoprire, che ho imparato con Fortnite, è che non esistono limiti, ragazzi. Con Fortnite non esistono limiti. Dall'inizio della stagione 2, capitolo 1, quando la gente ha cominciato a imparare a volare sui rocket, oppure quando hanno iniziato a fare le skybase. Ragazzi, Fortnite non ha un limite. Recentemente, ma proprio di recente, ho fatto anche un video. Una trio è riuscita ad arrivare nelle finali delle FNCS, il maggior torneo di Fortnite, senza prendere una kill, giocando mentre pescavano. Stavano pescando sul gioco, ragazzi, e sono arrivati alle finali, hanno preso soldi. Fortnite non ha limiti e questo è quello che mi sorprende ancora, ragazzi, perché conforme le stagioni passano, Fortnite continua a non avere limiti. Potete fare ciò che volete ora ancora di più con la creativa, ragazzi. Creativa è praticamente infinita. Perché magari se io, boh, voglio diventare conosciuto con Fortnite, voglio, boh, non so, diventare più famoso con Fortnite, oggi ci sono milioni di possibilità. Posso sia fare quello che ho iniziato a pescare e sono arrivato alle finali del torneo più importante del mondo, oppure posso fare anche quello che crea dei minigiochi assurdi per creativa. Posso fare quello che fa i video per YouTube su come migliorare, o quello che fa i video sui gameplay per far divertire la gente. Potete fare letteralmente tutto. La seconda cosa che ho imparato col tempo è l'evoluzione, ragazzi. Fortnite ha un sistema di evoluzione molto molto accurato, molto diverso da qualsiasi altro gioco, ok? Intendo l'evoluzione proprio personale. Iniziamo per esempio con me, che se guardate il video della mia evoluzione vedrete che non so proprio giocare, cioè non sapevo giocare all'inizio, non avevo mai giocato un videogioco del genere e non avevo la minima idea di come si diventava forte. E ho scoperto che Fortnite è diverso perché per migliorare su Fortnite, ragazzi, per diventare molto forte, ci vuole impegno e coraggio, ragazzi. Io l'ho scoperto col tempo, però la mia evoluzione su Fortnite ci è stata totalmente venuta a causa del mio impegno e anche del coraggio che ho avuto, perché infatti si scopre ogni volta di più che migliorare su Fortnite non è qualcosa di così facile come sembra. Ovviamente io vi porto sempre consigli per aiutarvi a migliorare, per questo che controllate se siete iscritti al canale. Però intendo che a riguardo un proprio generale così, migliorare su Fortnite è qualcosa che ogni giorno diventa più difficile, perché avere questo coraggio, questo impegno per migliorare è qualcosa che diventa ogni giorno più raro, ok?
Un'altra cosa che Fortnite sicuramente mi ricorderà per tutto il sempre è del divertimento, ragazzi. Cioè, quante risate, quante volte che mi sono divertito, quante belle storie che posso contare mentre stavo giocando a Fortnite. Quante volte, ragazzi, quante volte che io ero felice e che io sono felice giocando a Fortnite. Negli ultimi 4 anni, ragazzi, le volte in cui mi sono più divertito, la maggior parte ero su Fortnite. Con della gente anche a caso, magari, raccontando storie, giocando in pubblica, in arena, non interessa. Ma ragazzi, pensate voi, quanto vi siete divertiti giocando a Fortnite? Quanto vi divertite ancora? Un gioco che ti diverte ancora dopo 4 anni, ragazzi. 4 anni. Avete l'idea della differenza? In 4 anni, ragazzi. Io al momento ne ho 17 anni, ragazzi. Ho iniziato a giocare Fortnite con 13. E riuscite a capire che c'è una differenza assurda, ok? Assurda proprio. E io mi divertivo a Fortnite con 13 anni e mi diverto ancora con 17. E so che se continuerà così mi divertirò ancora con 25. È quella cosa di pazzesco, no? Però è vero. Fortnite è un gioco che mi ha divertito da sempre, dall'inizio. Ed è per questo che lo gioco ancora. Non ci sarebbe un altro motivo. Cioè, io ho abbandonato ormai il competitive, ragazzi, vi ho già parlato di questo. Però io mi diverto ancora giocando questo gioco. Io facendo le live, potete vedere, ragazzi, quando rido, quanto mi diverte far quello. È bello. Questa è una cosa che sicuramente non sarà nessun altro gioco che me lo farà, ragazzi, lo fa Fortnite. Poi, cosa posso dire delle amicizie che ho creato con Fortnite? Cioè, ragazzi, penso che ognuno di voi ha le amicizie che avete creato giocando a Fortnite. Io, ragazzi, vi giuro che c'ho molti più amici che ho scoperto che erano veramente i miei amici quando ho cominciato a giocare a Fortnite, ragazzi. I miei migliori amici da quando abitavo in Brasile erano quelli che ho fatto giocando a Fortnite. È assurdo questo, pensarci a questo, ok, ragazzi? Anche ora che gioco in live, gioco con altre persone, la maggior parte di quelli che parlo ogni giorno, che mi diverto con loro, anche se non abitano vicino a me, ragazzi, sono amici online, sono comunque degli amici stupendi che ho trovato solo perché gioco a Fortnite. Ragazzi, come sarebbe la vostra vita se non esistesse Fortnite? Io ve lo chiedo questo, Quante opportunità in meno avrete avuto? Oppure quante cose non avrete scoperto? Quante amicizie non avreste fatto? È qualcosa di pazzesco proprio pensarci, perché Fortnite letteralmente ha cambiato la vita di praticamente tutti quelli che stanno giocando recentemente. È qualcosa di pazzesca. E ragazzi, io voglio ringraziare anche a Fortnite per tutti i bug. Cioè, è qualcosa di pazzesco. Oggi si parla di Fortnite a riguardo dei bug. No, Fortnite, ma quanto è un gioco pieno di bug. Mamma mia, non ce la faccio più. Però, ragazzi, Fortnite è ancora uno dei maggiori giochi al mondo da 4 anni. Un gioco con 100 persone che scendono in una isola. Ed è perfetto. È perfetto, ragazzi. Ci sono dei bug, sì, ma quelli fanno parte del gioco ormai. Cioè, nel senso, quante volte non avete riso, non vi siete divertiti un botto quando è successo un bug pazzesco o un glitch assurdo, ragazzi, che è successo un casino? O io, per esempio, giocando con dei miei amici, ragazzi, guidando una macchina, siamo caduti dentro terra, un bug assurdo. Ah, cioè, ci siamo messi a ridere, raga. E quello ci ha fatto essere felici in quella giornata. Un bug. Ormai, secondo me, i bug fanno parte di Fortnite. Ed è qualcosa che dovremmo convivere sempre. Cioè, non c'è un modo, ok? Sempre ci saranno dei bug, in qualsiasi gioco, poi. Su Fortnite vediamo più bug, ovviamente, perché c'è più gente che gioca. Solo per farvi capire, ok? È qualcosa proprio assurda, ragazzi. Assurdo. E io voglio solo dire grazie. Grazie, Fortnite, per tutto il tempo che ho giocato, per tutte le amicizie che ho creato, per tutto il divertimento che ho avuto in tutto questo periodo, in tutte queste 3000 ore. E grazie, Fortnite, per le prossime ore che passerò con te, per le prossime, non so, altre 3000 ore, o magari anche di più, di meno, non so qual è il futuro alla fine, però so che passerò ancora un bel po', e so già che mi divertirò, che riderò, che mi impegnerò, ragazzi, perché comunque diventare forte è vero, è veramente bello. Che creerò più amici. So che nelle prossime ore che giocherò a Fortnite, in tutte le prossime ore continuerò a fare queste cose. Ed è per questo che continuo a giocarci. È qualcosa veramente, ragazzi, che mi sentivo nel dover di dire. Perché sì, sono 3000 ore, è letteralmente il 10% della mia vita negli ultimi 4 anni. Cioè, non so se vi rendete conto di quanto sia grande questa roba, ok?
È veramente qualcosa assurda, ok? Pensateci anche voi, ragazzi. Da quanto tempo giocate a Fortnite?